Buonasera, ciao, ciao a tutte e tutti, benvenuti, benvenute in questo evento, sette autoproduzioni da non farci mancare in casa per l'inverno. Io sono Lucia Cuffaro e sto tenendo questa lezione grazie al portale di formazione ecosapere.it, in cui all'interno c'è anche la mia scuola dell'autoproduzione. Oggi vedremo tutta una serie di preparazioni che ci rendono più consapevoli, più autosufficienti, ma soprattutto ci regalano benessere per la stagione invernale, in realtà. Molte vanno bene anche durante tutto il corso dell'anno. Siamo online sia su YouTube che su Facebook. Vedo già tantissime persone collegate. Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo questa diretta. Abbiamo circa 1.400 persone iscritte fino ad ora, quindi grazie tantissimo. Intanto vi dico che riceverete la dispensa domani con tutte le preparazioni, tutte le ricette e i consigli che vedremo oggi. Così oggi vi potete mettere in poltrona e semplicemente ascoltare. Gli appunti poi saranno tutti in dispensa domani. Per chi invece sta vedendo il video in differita, può comunque compilare il Google Form in cui appunto ci si iscrive all'evento, ma noi ogni tanto monitoreremo e vi invieremo nei giorni successivi poi la dispensa. Quindi un saluto anche a chi ci vede in differita. Beh, io direi che possiamo comunque immediatamente cominciare. Grazie, vedo già anche tantissime condivisioni, quindi grazie anche a chi sta condividendo il video sui canali Facebook, a chi ci vede appunto anche da YouTube. Direi di cominciare con la prima preparazione. Allora, la prima preparazione, l'amo alla follia, è una scoperta recente e sono i DOSA, delle fermentazioni di legumi e cereali, a cui io sto associando anche le verdure, che permettono una migliore digeribilità di questi due ingredienti, ma anche la possibilità di poter avere degli impasti che ci permettono di partire dall'ingrediente secco, duro, quindi non dalla farina. E quindi è molto comodo, diciamo, proprio perché ci permette comunque un'autosufficienza. Cosa sono? Efficienza è una diminuzione dei rifiuti, proprio perché non abbiamo bisogno di comprare già le farine, i legumi, ma possiamo comprare, ad esempio, grandi quantità di riso, di cereali, di legumi e così via. Allora, i DOSA, sono chiamati così tecnicamente, sono degli impasti, delle pizzottelle, delle pizzette indiane che vengono appunto da una fermentazione. Adesso vi spiegherò piano piano tutti i passi da fare, nel frattempo vi do un po' il quadro generale. Dunque, allora, di che cosa si tratta? Quindi, è un impasto che state a fare, una pizzettina, vi faccio vedere già il risultato finale, ma noi in autoproduzione li sfrutteremo in realtà per creare impasti per fare pane senza glutine, polpette, gnocchi, cracker, con vari tipi di cotture, cottura a vapore, cottura a padella, cottura a forno, essiccazione. Sul termosifone con l'essiccatore o al sole d'estate. Quindi ci permetterà un po' di divertirci con tutte queste preparazioni. Sono appunto delle preparazioni molto digeribili con pochi zuccheri e nella maggior parte dei casi, se non si usa il grano, quindi se si usa tutto il resto, sono anche senza glutine. Ed è appunto, come dicevo, un modo per poter fare anche un pane senza glutine, quindi è una bellissima autoproduzione. Come funziona? Allora, in genere vanno bene più o meno tutti i tipi di, sì, tutti i tipi di cereali, tutti i tipi di legumi, anche i fagioli, perché ad esempio in germogliazione non si germogliano fagioli, invece in questa preparazione, che è diversa, riusciremo ad utilizzare anche i fagioli, quindi vanno bene per i cereali, il riso, il miglio, il sorgo, l'avena, il farro, il grano, la segale, quello che abbiamo in casa, quindi le varie preparazioni, i vari preparati che abbiamo in casa per creare delle autoproduzioni. Invece, per quanto riguarda i legumi, ci possiamo divertire perché va benissimo utilizzare i più tipici, no? Che sono i ceci, lo dico troppo alla romana, e le lenticchie, che abbiamo tutti in casa, ma ci possiamo divertire con le fave, con i pisellini, eccoli qua che sono dei legumi, con le cicerchie, con i lupini. Quindi, anzi, scrivete nei commenti se
Sì, vi vengono in mente altri tipi di cereali, si dirà, altri tipi di cereali e altri tipi di legumi. E con l'occasione, dato che parliamo di commenti, potete scrivere appunto se avete dei dubbi o delle domande. E Paolo Farniti, vi ringrazio per tutta la parte di costruzione tecnica, di contenuto, anche di creatività che ha sul portale Cosa Bere. Le domande più urgenti verranno fatte durante le varie fasi, se no le vediamo tutte alla fine. Tra le persone che in qualche modo sono presenti e potranno anche aiutarvi nei commenti ci sono gli studenti e le studentesse della Scuola della Coproduzione, che ringrazio. Quindi per chi vorrà presentarsi, che può essere anche un modo così di condividere questa esperienza o magari dare dei consigli. Poi, come al solito, io un po' ci rimetterò la mano, già questa sera mi metto un po' a vedere tutti i contenuti. Tanto già quando faccio questi eventi ho la serotonina, per cui non riesco ad andare a dormire presto. Quindi, se volete scrivere nei commenti i legumi particolari che conoscete, i cereali particolari che conoscete. Iniziamo subito. Allora, è molto molto facile, si comincia immediatamente con l'ammollo. Facile. Quali sono le produzioni? In genere, nella tecnica antica indiana del dosa, è una di legumi, una di cereali. Oppure si può raddoppiare quella di cereali, quindi due di cereali, una di legumi. In realtà è una buona proporzione proprio per avere un nutriente molto completo durante un pasto, no? Come sappiamo, di estate in Centro America, il piatto tipico è il riso con i fagioli neri, proprio perché è molto completo, no? Abbiamo la parte di cereali, proteine, poi abbiamo tutta la parte di energia, di sali minerali e così via. E poi ovviamente dobbiamo associare delle verdure e della frutta. Iniziamo, quindi faremo più o meno adesso, iniziamo con una fase 1 a 1, una di cereali, una di legumi. Iniziamo dalle più semplici, quindi lenticchie, che probabilmente già avete a capo perché stanno arrivando le feste, lo so che c'è un po' la modalità compriamo le lenticchie perché porta bene per l'anno nuovo, e mettiamo qua del riso, anche questo facile, quindi una non dovete pesare, potete fare ad occhio, quindi 2 dita di lenticchie e 2 dita di riso. Mettiamo all'interno, peraltro esteticamente anche molto carina perché è a stradini. Eccolo qua, io ho messo un pizzico più di riso, ma va bene uguale, proprio perché, come vi dicevo, se c'è un po' più di cereale va bene. Aggiungo l'acqua, quindi quella è un'altra cosa, quella è un'altra preparazione, facciamo dopo. Aggiungo la mia acqua e faccio l'ammollo. L'ammollo classico dei legumi, ma in questo caso avremo anche cereali, è di circa 8-10 ore. In realtà questo ammollo è molto interessante perché ci permette non solo di ammollare i cereali e i legumi, ma anche di iniziare un processo di rivitalizzazione, proprio perché sono dormienti, sono secchi. Quindi questo ammollo, anche in generale, prima della cottura di un legume, ci permette anche in qualche modo un'attivazione e quindi lo rendiamo già un pochino più nutriente. Va bene, continuiamo. Eccoci qua, quindi ammollo di 8-10 ore. Ok, la notte. Trascorso il tempo, io ovviamente mi sono già portata avanti, come potete vedere sono aumentati di volume. Qui abbiamo proprio riso e lenticchie. L'acqua è diventata scura perché ovviamente è un'acqua di ammollo, si è tutto un po' incicciottato e anche il riso si incicciotta con questo tipo di tecnica. Cosa devo fare? Devo semplicemente andare a scolare, quindi quello che farei normalmente per la cottura. Quindi mi preparo con il mio colino, in questo caso cercherò di non fare danno e fare in questo modo. E scolo completamente l'acqua in eccesso. Rimetto tutto all'interno, perfetto, in questo modo. L'acqua di ammollo si getta via, non si usa per l'alimentazione, questo so che lo sapete già, però è meglio prima dirlo. A questo punto dobbiamo frullare, è importantissimo, quindi creiamo, io mi sto accadendo qua tutto, ok? Dobbiamo frullare, come frulliamo? Il beaver o mixer, oppure se non ce l'abbiamo, mortaio, però diciamo un po' più comodo con il beaver. Questione strumenti.
L'autoproduzione, anche un po' la mia scuola dell'autoproduzione, fondamentalmente prevede bassissimi costi anche per strumenti per creare detersivi, cosmetici, rimedi per la salute, alimentazione, in genere è un tritatutto e un mini peeler. Quindi con un frullatore di immersione, un tritatutto, praticamente fate il 99,9% dell'autoproduzione, quindi non servono tanti soldi per comprare gli strumenti. E quindi questo 9,90 euro comprato 12 anni fa, va più che bene. Metto all'interno e comincio a pulire. Se ho tolto troppa acqua e che risulta ancora vivo, posso aggiungere un pizzichino di acqua, ma qua già vedo che sta frullando in pochissimi secondi. Poi ovviamente ho fatto tutte le fasi per non stare a fare troppe reazioni qui e vi faccio vedere. Ho frullato. Questo poche ore fa, circa 2 ore fa già, lenticchie al riso ed è uscita fuori questo impastino. Eccolo qua, lo vedete? Che è abbastanza morbido, ok? Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Dopodiché, come ho fatto io qui, mettere il coperchio. Quindi l'ammollo, levo l'acqua, frullo, non aggiungo niente, tappo. Ok, chiuso il tappo, non poggiato sopra, chiuso. Lascio a fermentare, fermentazione, per 24-36 ore, quindi un giorno e mezzo. Quindi abbiamo 8-10 ore per l'ammollo. Scolo l'acqua, poi frullo con il mio frullatore ad immersione, dopodiché trasferisco, lascio all'interno di un barattolo, chiudo il tappo e lascio a fermentare per circa 24-36 ore. 24 ore in genere sono d'estate, 36 in inverno, però se la casa è molto calda, che ad esempio a dicembre il fuoco, il camino, eccetera, comunque non esageriamo perché si potrebbe inacidire. Ma comunque si sente dall'odore, se l'odore è buono va benissimo. E vi faccio vedere un po' il risultato dopo circa 36 ore. Guardate che meraviglia. Eccolo qua. Eccolo, come potete vedere si sono fatti tutti gli alveoli, sembra un pochino una pasta madre perché è cresciuta, è proprio fermentata, ma non è lievitata, è una fermentazione. Quindi in questo caso è una fermentazione molto particolare perché di cereali, legumi, io quando l'ho imparata da Nestler, quindi lui diciamo spiegava la parte basica e io mi sono, come si dice, presa bene, come si dice a Roma, e per quasi un anno continuavo a fare sperimentazione, adesso ci faccio anche il pane con questa tecnica e ringrazio Carlo che è un fantastico insegnante, vi consiglio insomma di seguire e fare anche cose con lui. E quindi abbiamo detto, trascorso il tempo, ho il mio impastino pronto. È un impasto abbastanza morbido, quasi cremoso, e a questo punto posso aggiungere il sale, le erbe aromatiche, il pepe, tutto ciò che vogliamo mettere per creare questo impastino. E creo appunto una crema che dovrò poi cuocere in padella a fuoco alto. Quindi padella antiaderente, peraltro tema padelle, un altro tema, questo è uno degli argomenti della scuola, proprio perché ci tengo tantissimo, che purtroppo tantissimi strumenti per la cucina migrano, migrano delle sostanze, quindi rilasciano nei cibi, ma anche nel nostro corpo, quindi poi delle sostanze tossiche e cancerogene, come ad esempio è il tema appunto degli antiaderenti. Questa ad esempio è una padella, adesso non voglio fare pubblicità, quindi so che me lo chiederete nei commenti, ma non vi dirò la marca perché non facciamo pubblicità, ma comunque le padelle naturali, le pentole naturali, sempre, assolutamente, perché siamo un po' più sicuri. Quindi mettiamo un filo d'olio. In questo modo accendiamo il fuoco e poi trasferiamo il nostro composto all'interno. Quindi metto il mio impastino in questo modo a cuocere. Allora deve venire una sorta di pancake, ok? Quindi in genere si mette all'interno della padella, eccolo qui, e con un cucchiaio allargo leggermente. Per creare è bello sodo, bello cicciotto, diciamo. Adesso ve lo faccio vedere anche un po' meglio. Eccolo qui. Questa è la tecnica di cottura più facile, poi ce ne vediamo altre ancora più particolari. Quindi andiamo sulla base e poi ci facciamo tutte le varianti. Quindi metto sul fuoco a cottura medio-alta, quindi deve essere medio-alto il mio fuoco. Trascorso il tempo, la pizzetta si gira.
diciamo, quando si comincia a sbruciacchiare un pochino il bordo. In quel caso poi si gira, questa me la mangerò finita la diretta, quindi ho già la cena pronta, e viene fuori una sorta di pancake, abbastanza simile pure a una farinata di ceci, però il sapore è diversissimo, nel senso che non è comparabile. Il sapore della farinata è un sapore, il sapore del dosa è, fate conto, una specie di... È pazzesco perché è tipo un avvolgere il palato, cambia tantissimo perché questa fermentazione rende ancora più intenso, più profumato, ricorda proprio in qualche modo i viaggi. È pazzesco, io l'ho fatto provare pure nei corsi che abbiamo fatto anche quest'estate in fattoria della Sufficienza e tutte le persone che erano molto titubanti perché poi c'è questo colore cremino, grigetto, così, erano tutte tipo, ah sì, vabbè, ok. Poi l'hanno mangiato, però cominciato a fare, oddio, ma quanto è buono, ma quanto è buono, ma quanto è buono. E hanno cominciato a fare dosa tutti i giorni, ma tutti i giorni per le varianti pure. E peraltro anche Cristina, che è una studentessa della scuola, mi ha mandato delle foto, ha fatto delle preparazioni pazzesche, perché poi all'interno ci possiamo mettere delle verdure, anche fermentate, delle spezie, quindi ci possiamo un po' divertire, o inventarci delle cotture. Faccio l'esempio, per creare una sorta di pane morbido, cotto al vapore o cotto in forno, posso mettere il mio impasto in stampi da plumcake per creare una sorta di plumcake salato. Ovviamente io devo salare all'interno, e aggiungere le spezie, la curcuma, il curry, la maggiorana, il rosmarino, quello che vogliamo. Metto all'interno, non crescerà più di così perché non è un pane, ma è un preparato senza glutine. Dentro degli stampi, può essere anche uno stampo da plumcake oppure uno stampino, come in questo caso da, come si chiamano, da dolcetto, e si mettono in forno oppure si fa una cottura a vapore. Quindi all'interno si mette la base, un pentolino, si mette sopra un ciotolino, si posa sopra il mio preparato, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, e quindi facciamo una cottura a vapore. Ovviamente tutto rapportato alle dimensioni, perché se io uso una teglia da plum cake faccio una sorta di pane morbido, ma mi servirà una pentola più grande. Se invece scoliamo molto di più l'acqua, quindi lo lasciamo molto duro l'impasto e rimane molto duro, possiamo creare degli gnocchi molto, 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 molto buoni. Se in questa fase quindi non aggiungiamo il sale, possiamo in realtà usarlo per fare una base di dolce, per fare ad esempio dei biscotti, aggiungendo, non so, dei fiocchi d'avena, del malto, del miele. Il miele si aggiunge solitamente quando non si cuoce, quindi in quel caso forse più in essiccazione, quindi più del malto, dello zucchero naturale di canna, o ancora meglio, parliamo sempre come si fanno i dolci senza zucchero, ci sono tanti espedienti. Niente, queste sono le lobby dello zucchero che buttano giù la conversazione. Io controllo se proprio, dice se si sente, se non ci sono. Ecco qua, è successo qualcosa. Eccoci qua. No, Paolo non mi scrive, per cui in teoria l'audio si dovrebbe sentire bene. Quindi abbiamo detto, se vogliamo fare un dolce, possiamo mettere anche della frutta secca, come delle albicocche seccate, dell'uvetta senza solfiti, possibilmente biologica e così via. Ok, ah, Paolo mi dice tutto ok, quindi siamo tutti ok. Allora, quindi questa preparazione, che trovate anche ovviamente nella dispensa che vi arriverà domani, proprio perché questa sera, se emergono degli argomenti in più, se in qualche modo c'è da fare qualche aggiunta, la posso fare, poi così vi arriva con calma domani. Ok, questa era prima delle preparazioni. Spero che vi sia piaciuta, ma assolutamente provatela anche durante le feste. Io ho il mio bel piattino qui che vi mangerò poi dopo, alla fine della diretta. Quindi questa era la prima delle nostre sette autoproduzioni per l'inverno. Continuiamo con la prossima preparazione. Chiedo a Paolo se ci sono delle domande molto urgenti, in qualche modo, di
complicazioni sulla spiegazione. Io spero e provo sempre, no, a scavettarmi quello che devo dire, fare le prove, perché un po' chi mi conosce lo sa sempre un po' in ansia la prestazione, poi oggi siete tantissimi, quindi spero di essere chiara. E nel caso in cui ci siano delle domande, no, Paolo mi dice niente di urgente. Ok, perfetto, grazie. Prossima preparazione, grazie pure. I miei appuntini, eccolo qui, abbiamo il preparato per cioccolata calda. Din, 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 din. Questa è anche un'idea per il Natale, molto carina, per noi, cioè non solo per gli altri, va bene anche per noi, da fare a grandi e piccini, cioè ci sono delle persone che non amano il cioccolato. Pare che ci siano, io non sono tra quelle. Anzi, magari scrivetecelo, chi di voi è particolarmente appassionato di cioccolato. Io lo sono tantissimo di fondente, in particolare perché non mangio cose con latte, ma in realtà lo trovo molto più buono. Iniziamo quindi questa preparazione del preparato per cioccolata calda in tazza. Vi faccio vedere subito il risultato finale, così ve lo spiego. Eccolo qui, che è una preparazione che si fa in barattola a strati, proprio perché visualmente rimane molto carina. Qua manca solo uno strato che faremo insieme. Allora, diamo subito la ricetta. Servono 100 g di cioccolato fondente, equo e solidale. 50 g di cacao amaro in polvere, sempre solidale, 50 g di fecola di patate oppure di amido di mais e poi delle varianti, come ad esempio un pochino di cannella o anche del peperoncino oppure della scorza d'arancio di mandarino grattugiato, quello che ci può piacere. Come si fa? Allora, nella parte bassa del barattolo, ma anche alta perché proprio ho cercato di fare degli strati, ho inserito, come potete vedere, il cioccolato grattugiato. Che tipo di cioccolato? Io prendo, senza fare marche, diciamo dei cioccolati equo e solidali, molto molto buoni, molto molto buoni, molto scuri. Lo potete vedere, devo dire che col cioccolato equo solidale è un'altra storia, però col cioccolato che avete, che trovate a disposizione, va bene. Quello che avete. Ok, allora, quindi, no, stavo controllando la maglietta perché sembrava che fosse al contrario, quindi me la stavo un po' controllando, tanto mi cade sempre la spallina. Invece no, ce l'ho giusta, giusto? Mi viene se ho la maglietta al contrario, lo so che è imbarazzante questa cosa, ma sai quando prepari tutto e fai tutto perfetto, passi 12 ore a sistemare tutto e poi metti la maglietta al contrario, non so se mi è mai successo, ma mi succedono queste cose. Quindi, io prendo l'85%, ma va bene anche il 71%, l'80%, va bene pure quello al latte, meglio se biologico, ovviamente il cioccolato che volete. Il cacao, anche qui l'ho già miscelato all'interno del mio barattolino e ho messo l'amido di mais. La percentuale, abbiamo detto, è 100 g di cioccolato grattugiato oppure spezzettato a coltello, non serve per forza grattugiarlo. Abbiamo detto circa 50 g di cacao in polvere, 50 g di amido di mais e fecola di patate. Perché amido di mais e fecola di patate? Perché è l'ingrediente che permette di in qualche modo rendere la cioccolata calda più sinuosa, più, come si dice, non mi viene la parola, più stretta, più coagulata è bruttissimo, più da così a così, non mi viene la parola, se qualcuno me lo può suggerire, molto volentieri. Possiamo ora aggiungere la cosetta in più, perché possiamo fare dei preparati, ad esempio questa è la metà di quello che abbiamo messo, di quello che avete in dispensa, proprio perché facciamo almeno un paio di barattolini, se non di più. Quindi magari per un amico o un'amica che ama particolarmente gli agrumi, di certo mettiamo un po' di polvere di arancio, di scorza d'arancio essiccata e tritata finemente. Questa peraltro è un'altra cosa da fare durante l'inverno perché non siamo abituati alle torte. Oppure mettiamo un po' di cannella in polvere. Io devo dire che mi piace molto aggiungere un pochino di peperoncino alle cioccolate calde, diventano molto più in modo, però ognuno fa la sua cioccolata calda, va bene anche così, semplice semplice. Qual è l'ultima cosa da fare? È facilissima. Applichiamo poi un cordino e attacchiamo poi un'etichettina in cui c'è scritto come si fa, quindi la persona che la riceve ha tutte le informazioni, ovvero metti 2 o 3 cucchiai di preparato per cioccolata calda dentro un pentolino con una tazza di acqua.
oppure di latte vegetale con latte, meglio sempre vegetale, per essere anche un pochino più leggero in qualche modo, o va benissimo anche acqua o anche latte biologico. E lo mettiamo all'interno, va fatto poi cuocere per 5 minuti, quindi scriviamo le istruzioni, si gira ogni tanto e si addensa, ecco qual era la parola, era addensare, si addenserà e verrà fuori una cioccolata calda che fa proprio camino, divano, copertina. E lo so, serie televisiva, anche quella, un bel filmetto oppure un bel libro o anche una bella chiacchiera che ti dirò anche meglio. Ok, questa è una ricetta facilissima, molto veloce, mi ero già portata avanti in modo tale che sulle ricette un pochino più difficili possiamo starci un po' più di tempo. Come sapete, sono per in qualche modo poco impegno, tanta resa, nel senso anche a livello di autoproduzione, quindi quando facciamo le nostre preparazioni pensiamo già a come ottimizzare. Faccio il preparato per la cioccolata calda per me, per i miei bambini, per i miei amici, penso già magari ai regali di Natale, quindi faccio già quattro barattoli in più, così so che ci sarà già qualcosa. Poi una volta che abbiamo fatto un preparato alimentare, possiamo inventarci tante ricette. Dalle una tisana fatta in casa, anche solo regalare dei barattoli con dei cereali e dei legumi insieme al nostro preparato. Quindi quello con la ricetta del Dosa, ad esempio. Quindi ci possiamo inventare dei piccoli kit per i regali di Natale in modo tale da sovvenzionare delle filiere anche etiche e solidali. Prossima preparazione, qua andiamo avanti. Allora, così seguo proprio l'ordine della dispensa. Intanto chiedo a Paolo se ci sono delle domande in qualche modo urgenti. Densa, Paolo mi stava suggerendo, densa, bravo, giusto. Nessuna domanda urgente, perfetto. Abbiamo la differenza tra domande urgenti e domande poi con cui possiamo rispondere con tranquillità. Allora, prossima preparazione. La crema viso antirughe per l'inverno è un'autoproduzione molto molto utile perché la facciamo una volta e ci dura un casino di mesi, ne possiamo fare anche davvero poca proprio perché non ci crea problemi. Allora, intanto qui accendo il fuoco e metto sul fuoco, abbiamo già messo quindi un pentolino con dell'acqua all'interno di un ciotolino di vetro, di una tazza. Va bene anche un secondo pentolino, ho messo della cera d'api. Oppure possiamo usare una cera vegetale, come la cera di carnauba, cera candelilla, cera d'arancio, eccetera. Lo metto sul fuoco e in qualche modo me ne dimentico finché non si scioglie completamente la cera. Nel frattempo diamo la ricetta. Cosa ci serve? 5 grammi di appunto cera d'api vergine, quindi possibilmente anche qui biologica, o cera vegetale come quella di carnauba, cera d'arancio e così via, cera di soia però che non provenga da OGM possibilmente. Poi mettiamo la parte oleosa, quindi la parte di nutrimento, poi vi spiegherò meglio, che sono 50 grammi di olio di germe di grano o olio di rosa moschetta. Mettiamo poi la base acquosa, che è fondamentale appunto per creare una crema, che può essere quindi di due tipi in questo modo. In questa ricetta avremo due, 40 grammi di idrolato di lavanda o 40 grammi di idrolato di rosa o anche acqua di rose. Poi vi spiegherò bene che cosa sono questi ingredienti. Ci servirà poi un pentolino, abbiamo detto per il bagnomaria, una tazza oppure una ciotolina, un secondo pentolino sopra dove sciogliere la cera d'api, un vasetto perfettamente pulito e igienizzato, e poi ci vediamo anche bene questo, con tappo, e volendo possiamo mettere, ecco, l'unico aiutino che prevedo, insomma, diciamo già in questi ingredienti che sono comunque già di per sé antirughe, sono questi qui. Questi vi parlo un po' anche per introdurre il tema delle creme viso commerciali. Possiamo mettere anche 2 gocce di acido ialuronico, 2 docce di vitamina E, ma intanto già vi dico che io ad esempio non li uso, però magari per età un po' più avanzate o per effettivamente ridurre le rughe presenti possiamo usarle. Innanzitutto, parliamo di creme commerciali. Crema commerciale costa una crema molto buona, antirughe, lenitiva, nutriente,
che non ingrassa la pelle, non fa venire brufolini, che ha spesso anche una marea di packaging, costa almeno 6, 7, 8 euro fino ad arrivare a 100 euro. Se voi leggete l'etichetta di una crema, e un po' nella scuola dell'autoproduzione ne parliamo tantissimo di etichette, sono un po' fissata con le etichette perché quindi, poi col senno di poi mi sono sentita presa in giro per 20 anni della mia vita, quindi non mi piace essere presa in giro, quindi adesso me le leggo sempre e poi mi piace un po' condividere questi temi, chiedere ai miei amici, insomma, cosa usi, che etichetta hai preso e così via. E i nutrienti in genere in una crema commerciale della grande distribuzione sono più o meno il 5%, cioè noi magari paghiamo 50 euro per una crema che ha solo il 5% di nutrienti. Tutto il resto sono ingredienti che servono per fare il contenuto, quindi per fare conservazione, profumo, umettanti, emulsionanti, terzo attivo, derivati del petrolio, l'effetto perlato che viene fatto con i ftalati, che sono dei differenti endocrini, stanno portando purtroppo a gravi problemi, grandi patologie, purtroppo sulla questione della fertilità, sia maschile che femminile. Quindi, insomma, tanti ingredienti che non ci vanno bene. I profumi sono i principali allergizzanti. Quindi abbiamo un prodotto che in realtà non è solo rifiuto di imballaggio, ma spesso rifiuto anche lo stesso contenuto, perché una crema che è fatta con sostanze inquinanti e tossiche ha solo il 5% di nutrienti, ha il 95% di rifiuti. Invece noi ci facciamo una crema al 100% nutriente, tant'è vero che ne servirà una puntina per tutto il viso. Quindi una volta fatta dura tantissimo tempo, la possiamo anche dividere con i nostri amici. Controlliamo un pochino, qui acqua si sta cominciando a sciogliere molto bene. E abbiamo messo sul fuoco. Allora, cominciamo a vederci gli ingredienti. Controllo qui l'ora, spero che sia tutto a posto. Allora, la cera che cosa serve? Serve per legare la parte acquosa alla parte oleosa. Questa ricetta in realtà non è altro che una ricetta di Galeno degli antichi romani. Lui era un medico greco che però viveva nell'antica Roma. E molti anni fa, anche per scrivere il mio terzo libro, che era Cambio pelle in 7 passi, d'estate peraltro, a un certo punto non ne venivo fuori. Avevo imparato tante creme, erano fase 1, fase 2, fase 3, una goccia di questo, una goccia di quell'altro, un pezzettino di qua, il conservante, quello, e io niente, non mi ci trovavo. E proprio, mi era proprio difficile l'idea di creare un prodotto con 10 prodotti. Già per me 2 o 3 ingredienti, 4 o 5 sono proprio il massimo, ma la maggior parte delle mie autoproduzioni hanno da 1 a 3 ingredienti. Gli ingredienti successivi sono facoltativi, come in questo caso, non ci servono, non sono fondamentali. Quindi in qualche modo sono andata a studiarmi i preparati dell'antica Roma e c'era questa crema, che era fatta con appunto cera d'api, acqua di rose e olio d'oliva, quindi abbastanza simile a quella che noi ci facciamo adesso. Come funziona? Quindi nella parte di fuoco metteremo la parte oleosa, la parte grassa, quindi la cera d'api è grassa. La cera d'api lega, è un emulsionante, riesce a legare in modo naturale olio e acqua per creare un effetto crema, molto bello peraltro, molto sedoso. E credo che già ci siamo quasi qui. Mi prendo un cucchiaio per girare, giro la mia cera d'api, eccola qui. Ok, ci vuole poco, ci vuole veramente poco, soprattutto si può fare anche in grande quantità, anche qui per fare le medaglie. Prendo il mio olio, anzi, ce l'avevo già preso. Sono già pronto, eccolo qui. Allora, differenze: germe di grano e rosa moschera. Prima differenza è il prezzo: germe di grano costa 4-5 euro per 200 ml, rosa moschera costa un po' di più. Il germe di grano va benissimo per delle pelli che non hanno grandi segni, pelli abbastanza giovanili, ma anche un po' della metà, no? Io ho 43 anni, va benissimo anche per una pelle intorno ai 40 anni, diciamo, e devo dire è molto economico e anche molto buono e viene prodotto in Italia, quindi insomma in qualche modo tutto il giro della produzione dei grani
Per quanto riguarda le farine, una parte da utilizzare per fare anche l'olio di germe di grano. Il germe è la parte interna del chicco di grano, è quella che contiene tutti i nutrienti, i sali minerali, la vitamina E e tutta la parte aggiunge. Rosa moschetta è ancora più efficace. La rosa moschetta ve l'ho inserita in questa preparazione invernale perché può essere anche un buon periodo per fare degli impacchi la sera e la mattina, quindi anche buon impacco di crema, proprio perché in inverno ci serve una crema un po' più ricca e perché ha un effetto non solo antirughe ed elasticizzante, ma anche di andare in qualche modo ad appianare sia le rughe, ma anche dei segni, delle possibili cicatrici, dei segni dell'acne, dell'herpes e così via. Quindi può essere utile anche per questo. Mettiamo poi la parte dell'idrolato. Cos'è l'idrolato? Magari, anzi, questa è una parola che in realtà si usa da poco, anche se c'è sempre stato e si conosceva l'acqua di rose, però quella che veniva venduta in commercio anche delle basi alcoliche, quindi non era un granché. Magari nei commenti qualcuno ci può scrivere se conosce gli idrolati, se li usa, se sa di che cosa si tratta. Cos'è un idrolato? Nel momento in cui viene fatta una distillazione per realizzare un olio essenziale, che è di base oleosa, perché è un olio essenziale, la base acquosa che scende nell'alambicco è appunto ricca delle proprietà dell'ingrediente di partenza, ma è una base acquosa, quindi li ha anche più diluiti. Faccio l'esempio: se io prendo grandi quantità di lavanda, li metto appunto a distillare per creare un olio essenziale, la parte oleosa, diciamo piccola, quindi una quantità piccola rispetto all'ingrediente base, sarà l'olio essenziale. L'acqua che scende da questa preparazione è l'acqua di lavanda o idrolato di lavanda, che però ha una serie di proprietà, come ad esempio servoregolatore, lievitivo, oppure ci permette anche di avere un effetto rasserenante, quindi per poter così sfruttare le proprietà della lavanda, di darci più tranquillità. Vedete, cioè, bello che quando uno lo nomina poi già si sente più rasserenato, in qualche modo. L'acqua di rose, invece, l'idrolato di rose ha un effetto maggiore a livello antirughe. Quindi vi ho messo proprio in dispensa in quest'ordine: germe di grano o moscheta, idrolato di lavanda o di rosa, proprio perché il primo è per dei capelli, diciamo, fino a 40-45 anni, 47, anche quasi a 50, da 50 in su possiamo usare gli altri ingredienti. Se abbiamo una pelle molto rovinata, possiamo avere anche un'aggiuntina di appunto due gocce di vitamina E e due gocce di ialuronico. Adesso vediamo quando metterle. Allora, se è sciolta completamente la cera d'api, aggiungo l'olio. Ok, eccolo qui. Quando aggiungo l'olio, un pochino si rapprende il tutto, quindi devo dare un po' una girata, proprio perché l'olio ha una temperatura diversa, ma servirà solo qualche secondo. A questo punto, cosa faccio? Mi preparo il mio tavolo, questa è la fase fondamentale, perché devo fare una sorta di maionese, quindi preparo, prima cosa, una sottoventola, me lo metto al centro, devo stare comoda per fare la crema, quindi spazio. Vediamo tutti questi legumi che adesso non ci servono e prendiamo il cucchiaio, no, il cucchiaio ce l'ho già lì, ecco quello pulito, questo qui. Mi prendo il mio idrolato che per comodità io ad esempio ho già versato all'interno di una crocchettina. L'idrolato tendenzialmente è molto simile all'acqua in genere come colore, ma ha una densità leggermente diversa. Non so se rende dal video, è anche un rumore diverso. Un po' più grave, grave, si dice dell'acqua. Ok, mi preparo la mia linea, quindi questo, se metto l'aggiuntina, quindi mi preparo anche i miei contagocce già caricati, quindi giro, passo per un metro, quindi me lo preparo, già carico, me lo preparo, già carico anche questo, che l'ho già fatto, e mi preparo la linea. Cucchiaio. In genere io faccio così, sono destra, quindi mi metto il cucchiaio nella mano destra e quello, la base acquosa che farò cadere a filo come una maionese nella mano sinistra, proprio perché la forza la devo avere nella mano destra. Qui mi sembra già praticamente pronto. Ok,
Perfetto. Direi che mi posso anche aiutare con un canovaccio per evitare di bruciarmi, come faccio sempre alle lezioni. Eccoci qua. Giro per evitare che la cera d'apis si risolidifichi. Ho cercato la parola, che è già un'ottima cosa. E comincio, questa è la parte più importante, a versare filo la parte acquosa. Proprio perché versandolo a filo non c'è uno shock termico. Giro, 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 giro. Ok, in questo modo. E creo un impastino. Piano piano si schiarirà sempre di più. Ci vuole in realtà pochissimo. Giro, 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 giro. Eccoci qua. Si schiarisce, non so se si vede nel video, che era prima giallo oro, adesso si sta scurendo, si sta schiarendo. Sta diventando un po' una mousse. Ok, e lo metto tutto. Guardate che meraviglia, già è diventata una piccola mousse chiara. Mi ero preparata, e che cuffa, ok, mi ero preparata, ma l'ho fatta vedere. Comunque metto le due goccine. Se mi sporco la mano, nessun problema, perché non fanno male, quindi vabbè, come al solito gli errori aiutano sempre. In questo caso scelgo di mettere solo uno degli ingredienti, l'acido ialuronico, perché ha un potere, diciamo, in qualche modo di dare splendore alla pelle, quindi di ringiovanirlo. La vitamina E, invece, è proprio un antirughe, ma anche un conservante, anche se in questo caso, per il dosaggio che facciamo, non serve. Giro, 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 giro e praticamente ho finito. Basta. Cioè, facilissimo, pazzesco come in realtà una crema possa essere. Allora, controllo sempre che. Ok, Paolo mi dice tutto ok, quindi si sente. Ok, giro, 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 guardate che meraviglia. Eccola qua, la faccio scendere. In questa fase è ancora liquida. Giro un altro pochino, proprio perché, anche se ci sembra fatta, può capitare che non abbiamo amalgamato, emulsionato completamente la parte liquida. Quindi se facciamo una crema e il giorno dopo esce del liquido, non è un problema. Semplicemente rimettiamo tutto a bagnomaria e rigiriamo, perché evidentemente non avevamo girato abbastanza. Giriamo quindi, se pensiamo di aver finito, giriamo 60 secondi in più, anche 30, così a buffo, come si dice. Come impazzisce una maionese, che però non impazzisce, quindi è molto più comoda. L'effetto finale, dopo diciamo un'oretta, proprio perché si deve solidificare, è questo, la mia cremina viso. Eccolo qua. Che quindi, come potete vedere, rimane attaccata al barattolo, cioè non cade. Ok. Ho fatto una crema viso a costo comunque estremamente inferiore rispetto a una comprata, quindi qualche euro, dipende dagli ingredienti che scegliete. Conservazione in inverno veramente sono minimo 3 mesi, ma poi se la tenete in estate in frigorifero veramente dura tantissimi mesi, proprio perché comunque abbiamo usato degli ingredienti vegetali che hanno anche delle lunghe conservazioni. Dipende un po' dagli ingredienti di base, perché se l'olio, ad esempio, l'olio vecchio, di per sé la crema durerà di meno. Se un olio che ha un buon odore, è stato tenuto in un luogo fresco, comunque si manterrà per parecchio anche la nostra crema viso. Anche questo è un fantastico regalo di Natale, ma anche per noi, e per uomini e per donne. Ci vengo a dirlo perché anche gli uomini hanno il diritto di idratarsi il viso. Questa crema, quindi abbiamo detto, ne serve pochissimo, quindi veramente c'è, cioè, proprio una puntina. Questa puntina ammorbidita già nelle dita si sente proprio una scioglievolezza. Ce la spalmiamo sul viso la sera oppure la mattina. Mettetene poca, perché c'è sempre quell'idea della crema commerciale che se ne mette tanto, invece se se ne mette tanto la pelle rimane unta, ne serve veramente tanticchia. Si mette anche bene sul décolleté e sempre, vabbè, questo piccolo trucchetto, antirughe, non so se, così, se può essere di interesse, sempre cercando di spalmare dove il viso deve evitare di cedere. Faccio l'esempio. Lo dicevo prima a Paolo, io ho la tendenza, non so se avete mai visto, e capitano mai di vedere dei video in cui c'ero anch'io delle foto, spesso ho l'occhio, questo occhio qui mezzo chiuso, non lo so, ma c'ho un occhio pigro e l'altro ipermetrope, un po' come passo la pigrizia a iperattività, e a forza di fare al mattino questo gesto qui, così.
fatto, cioè uno e due, alzarmi la palpebra, praticamente adesso ho un occhio quasi normale. Quindi quando spalmiamo la crema, palpebre, come si dice, le scolliamo un pochino e facciamo questo massaggio alzando quindi sia gli zigomi che il mento. Questo piccolo gesto dà una sorta di informazione alla pelle e gli dice vai su, non andare giù. Vabbè, questo piccolo non è autoproduzione, però un trucchettino. Però un trucchettino ci può essere utile, così magari evitiamo di comprare cose che non servono, fare delle cose per la pelle che non servono, perché vabbè, in realtà la pelle spesso del viso ci crea tanta insicurezza, ne rendo conto, ma a volte ci sono piccoli trucchetti che possono aiutare a farsi sentire meglio. L'ultima cosa che volevo dire su questa crema è che usare una cosmetica naturale cambia veramente tantissimo. Non è una questione estetica, è una questione di salute, perché la pelle è comunque un organo più esteso, non è solo il nostro bigliettino di visita. Quindi se lo attufiamo di sostanze tossiche, inquinanti, che con i siliconi che ne bloccano la traspirazione, ne va della nostra salute, non fa assolutamente bene. Quindi è semplicemente, diciamo, un'idea quindi non estetica, ma veramente di salute, cioè una cosmetica e un'igiene personale che ci permette di in qualche modo sentirci più liberi. E peraltro, vabbè, nella scuola il tema della cosmetica e dell'igiene personale ovviamente è una delle branche, come si dice, più ovviamente su cui ho provato, no, insegnare. In realtà, quando ho parlato della scuola, magari dico brevemente giusto due cose. La scuola l'ho fondata alcuni anni fa, si chiama Scuola dell'Autoproduzione, sul portale cosavere.it, e nasce un po' dall'idea di in qualche modo di diffondere i saperi dell'autoproduzione. E dato no, che avevo un po', ecco, adesso mi imbarazzo quando parlo un po' di cose mie piuttosto che di contenuti, comunque era un po', viene da un po' di fatica di tanti anni che ho girato tantissimo l'Italia per divulgare e insegnare la produzione, e mi sono resa conto che non ce la facevo per tutta l'Italia a diffondere ovunque andassi, quindi ho pensato di fare qualcosa che potesse servire sia alle persone per imparare, e che però anche per poter insegnare a loro volta, quindi in qualche modo è un insegnamento che spinge poi chi frequenta la scuola dell'autoproduzione a fare un percorso personale ma anche insegnare agli altri, sia a livello divulgativo, amicizie familiari o anche lavorativo. E quindi in realtà il pacchetto della scuola prevede per questo un'iscrizione a vita. Attualmente ci sono 57 video lezioni in cui ci sono veramente tantissimi argomenti: cibo, bevande, salute, rimedi naturali, l'orto, il giardinaggio, la cosmetica, l'igiene personale, i detersivi, gli igienizzanti, la cura dei bambini, la cura degli animali domestici, più o meno quello che sono riuscita a fare in 13 anni di sperimentazione racchiusi nella scuola. E appunto con l'iscrizione a vita, perché ogni mese aumenta di una lezione, quindi in realtà diventerà sempre più grande, oltre alla presenza di approfondimenti, di dispense, di piccoli test giocosi che servono un po' per ripassare. E ci sono tanti studenti, alcuni si sono già diplomati, e con la riapertura delle iscrizioni, proprio perché in realtà io non tengo sempre aperta le iscrizioni perché non riesco a seguire più di tanti studenti, proprio perché abbiamo un gruppo chiuso, abbiamo le mail, qualcuno per Telegram, per WhatsApp, quindi insomma cerco di dare il mio piccolo supporto a tutti, non riesco ad avere una scuola molto grande. E in questo mese abbiamo due cose particolari. Una è la promozione, quindi da 287 euro a 247 euro, quindi 40 euro di sconto. Mi rendo conto che non sia una cifra bassissima, ma è un'idea anche di iscrizione a vita, di far parte di una scuola a vita, e che in qualche modo è un'iscrizione che sostiene tutte le spese che ci possono essere per una gestione del genere. Ma c'è una cosa aggiuntiva, proprio perché mi piace in qualche modo abbracciare il percorso delle persone che ringrazio, che vogliono fare, anzi mi sento onorato, vogliono fare questo percorso, l'idea di poter fare una webinar, quindi un incontro privato, una video lezione, una video chiacchiera, o se il viaggio, o se la persona è a Roma, quindi un incontro anche dal vivo, in cui appunto si prova a risolvere i vari dubbi legati al percorso della scuola dell'autoproduzione, o provo magari a dare qualche consiglio per dei progetti individuali legati all'autoproduzione, alle buone pratiche, all'ecologia, anche lavorativi. E
ed è una cosa che già in realtà sta avvenendo. Quindi chiudo, anche perché la parte di promozione mi piace sempre poco, però chi volesse entrare nella scuola, abbiamo riaperto le iscrizioni, 40 euro di sconto, da 287 a 247 euro, si può vedere da video, tablet in Italia, all'estero, 57 lezioni ad oggi, maggio dal mese prossimo saranno 58, info@lacosapere.it per le varie informazioni o anche per dei coupon, dei biglietti personalizzati per chi la scuola la vuole regalare, devo dire ci sono molte persone che la scuola l'hanno regalata, anche ad esempio una volta per un regalo per la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, tutti i colleghi hanno regalato la scuola, non solo compleanni e cose, e una volta anche per un matrimonio, devo dire che sono stata felicissima anche per questo. Va bene, continuiamo con la nostra lezione, ecco qui. Allora, prossima autoproduzione, quindi abbiamo fatto la crema, penso di aver detto tutto sulla crema, ovviamente è un mondo gigantesco e le domande saranno sempre tantissime. Parliamo un po' di anticaduta per capelli, proprio perché nella stagione invernale veniamo dall'autunno che non è solo caduta delle foglie dagli alberi, ma anche caduta dei capelli, lo sappiamo. Poi non solo capelli, unghie più fragili, sopracciglia e ciglia, e la pelle a volte più spenta. Quindi proviamo un po' a vedere cosa possiamo fare per migliorare la salute dei capelli. Allora, eccoci qua, abbiamo un po' di preparati anche qui da poter fare. Primo consiglio, eliminare lo shampoo, ma proprio cambia la vita. Shampoo commerciale. Ricordiamoci che gli shampoo commerciali hanno dei tensiattivi, inquinanti, derivati di petrolio, schiumogeni, ma hanno dei siliconi. I siliconi, mi è volata la cuffietta come al solito, i siliconi che magari qualcuno di voi utilizzerà per sigillare la doccia, il bagno o altre cose, sigilla. È vero che il capello è morto, ma non lo è alla base, quindi se io sigillo con il silicone facendo uno shampoo 2, 3, 4, 5, a volte 7 shampoo a settimana, il capello comincia a indebolirsi, respira con più difficoltà, è come se metto in qualche modo una garza invisibile sulla cute dei capelli. Faccio sempre una domanda, anzi, ve la faccio spesso alle conferenze, vediamo un po'. Negli anni 50, com'erano i capelli? Vi ricordate un po' i film, le immagini dei nonni, delle nonne? Com'erano questi capelli? Dopo gli anni 50 c'è stato l'avvento delle sostanze pensioottine derivate dallo scarto della raffinazione del petrolio per creare appunto tensioattivi schiumogeni da inserire in prodotti di uso quotidiano come gli shampoo e bagno schiuma. Quindi in realtà dagli anni 50, ma molto di più negli anni 60, c'è il boom dello shampoo. Prima c'era un'altra cosa. Cosa succede dagli anni 60 in poi? Fino agli anni 50, qualcuno, anzi Paolo, se c'è qualche risposta la puoi mandare anche in sovraimpressione, se c'è qualche risposta giusta, quindi com'erano i capelli negli anni 50, e se c'è qualche commento che ha azzeccato, ma Paolo lo sa, lo possiamo mandare in sovraimpressione. Prima appunto di questo periodo semplicemente si usava una saponetta, un buon sapone di Marsiglia all'olio d'oliva. Non riesco a fare adesso ovviamente il sapone di Marsiglia perché è un procedimento un po' lungo, c'è nella scuola dell'autoproduzione, ho fatto comunque varie dirette su questo, quindi le potete anche ritrovare. Vi dico che io comunque lavoro anche in televisione, ho la fortuna di fare un programma una rubrica all'interno di un programma televisivo di autoproduzione, di crescita felice e contenuti ecologici, e quindi trovate comunque tantissimo materiale gratuito che potete visionare, quindi insomma la scuola è una cosa in più, un percorso facilitato, quindi non vi sentite in obbligo, ma ci sono tantissimi percorsi gratuiti che si possono fare sempre e comunque. Quindi sapone, il sapone come si usa? Sapone o il sapone shampoo, semplicemente un sapone di Marsiglia delicato, o anche un sapone da letto, semplicemente lo devo passare sotto la doccia in ogni punto dei capelli, quindi riuscendo a creare un. Paolo non dice nessun commento sui capelli, quindi non lo sappiamo com'erano negli anni 50. Vedi, lo davo per scontato, ma c'è anche una questione così di immaginario. Erano fluenti, semplicemente, forse era troppo facile la risposta, che quindi fa strano che magari uno pensa a cose più difficili. I capelli erano fluenti negli anni 50, perché venivano lavati con dei saponi, semplici, non con dei saponi shampoo.
e non con degli shampoo in bottiglietta. Quindi sapone, prima cosa, eliminare lo shampoo, comprare un sapone shampoo, un sapone di Marsiglia, un sapone d'Aleppo, un sapone dell'erboristeria delicato, non di Marsiglia per i panni, mi raccomando, e lavarsi con questo, meno imballaggi, meno rifiuti, molto più economico, lo uso per le mani, il corpo, un bucato delicato, lavarmi il viso, volendo, ma ci sarebbero meglio altre cose, capelli, quindi un solo prodotto, tanti usi. Poi cosa possiamo fare è creare un impasto, prima, una specie di impacco, prima del nostro shampoo. Allora lo possiamo fare, io me l'ho messo in dispensa, lo possiamo fare in un barattolino e tenere pronto con 50 ml di gel d'aloe vera e 50 ml di olio di ricino. Eccolo qua. Poi vi do la variante con la pianta, che ovviamente è sempre meglio. In questo caso, quindi uso i due ingredienti, li metto all'interno di un barattolino, chiudo e prima di fare uno shampoo, qualche ora prima faccio un impacco sui capelli, sempre sulla base del capello, mai sulla cute, e sempre sporcandomi le mani. Quindi non tanto mi sporco le mani, lo passo, perché è un ingrediente naturale, quindi è il 100% dei nutrienti, ne serve poco. Oppure lo posso fare direttamente sulle mani, quindi ne metto un po' sulle mani. Ne metto un altro po', quindi metto prima il gel d'aloe, poi metto un po' di olio, mi sporco le mani, me le massaggio e me le passo tra i capelli, ok? Quindi questo ci evita pure di fare mille barattolini, tengo semplicemente due ingredienti al bagno che mi serviranno per varie cose che adesso vedremo. Se facciamo in questo modo, possiamo sostituire il prodotto comprato, che ha una leggera parte di conservazione, con il gel d'aloe vera presa da una pianta. Quindi posso passare, aprire una foglia d'aloe vera e passare direttamente questo gel. Il gel d'aloe stimola la crescita ed è un antiossidante, diciamo, aiuta la brillantezza del capello. L'olio di ricino invece è affine alla cheratina. Quindi ci permette di aumentare la densità del capello. Quindi molto molto facile. Possiamo aggiungere anche 8 gocce di olio essenziale di rosmarino, perché però in questo caso nella preparazione che abbiamo detto essere in un barattolino 50 ml di gel d'aloe vera, 50 ml di olio di ricino, 8 gocce di olio essenziale di rosmarino per stimolare la crescita. Basta, fatto. Nella dispensa vi ho messo anche tutti i consigli per l'alimentazione, dal mangiare il miglio che stimola la crescita, lievito di birra che rende i capelli più lucidi, tutti i cibi che migliorano appunto proprio come si dice, la salubrità, no, brutto, la naturalità, il vigore dei capelli. E li trovate quindi in dispensa, tutti i consigli sui capelli. Ecco qua. Andiamo avanti. Prossimo argomento, così non vi faccio fare troppo tardi, e arriviamo all'antimuffa e ai trucchi per ridurre l'umidità di casa. Allora, anche qui argomento fondamentale, ma proprio fondamentale. Che cos'è la muffa? La muffa sono funghi, spore, quindi e anche in parte batteri, ma soprattutto funghi, che appunto si possono, non solo possono inficiare sulla respirazione e sui polmoni, ma possono creare delle vere e proprie allergie, degli riniti. Una casa con muffa o con eccesso di umidità è veramente un problema gigantesco. Vediamo un paio di trucchetti per ridurre l'umidità e la muffa. Allora, primo, due varianti, in dispensa che ho messo questa variante qua, una bottiglia tagliata a metà, ecco qua, con la parte sopra, un po' più piccola della parte sotto, da posare dentro. È un piccolo sostegno. Oppure anche due vaschette, eccole qua, una vaschetta del gelato, una sopra e la vaschetta sopra leggermente bucherellata. Perché sia nella vaschetta che nella bottiglia metteremo del sale grosso. Cosa fa il sale grosso? Il sale grosso attira l'umidità in eccesso, che si va quindi a lo attira attraverso il sale e l'umidità in eccesso scende nella bottiglia oppure scende nella vaschetta. Va ovviamente riempito. Adesso però sicuramente danni.
Noi dobbiamo mettere, diciamo, qualche cucchiaio, 2 o 3 dita, ecco qua. Il tappo deve essere leggermente bucato per far scendere, come lo possiamo bucare con un chiodino o con un cavatappi, per far scendere la parte di liquido all'interno della bottiglia. Come funziona? Quindi abbiamo detto, se c'è umidità in eccesso, dopo già una settimana troverete dell'acqua dentro la bottiglia, quindi ai 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 c'è umidità in eccesso. Questa è una preparazione molto semplice. Il sale si può riutilizzare, magari lo passiamo su un termosifone o in forno non troppo caldo per 4-5 volte, così non lo dobbiamo gettare via. E può essere ovviamente utilizzato per l'alimentazione, proprio perché non si sporca. E abbiamo detto bottiglia o vaschette anche, ve la faccio vedere, questa vaschetta è stata leggermente bucata, proprio perché se ci metto il sale l'acqua scenderà qui sotto, quindi nella seconda vaschetta. Questo è veramente un espediente veramente a costo praticamente zero, che potete mettere nelle stanze a rischio, anche nei bagni, nelle mansardine, sgabuzzini, perché spesso anche i mobili si ammuffiscono. A me è capitato con delle scarpe, se sono ammuffite delle scarpe, può capitare, o delle borse. Conviene farne molte, sia in vaschetta che in bottiglia, per le case, tipo dei parenti, nei paesi, o le case vacanza, dove ci può essere un eccesso di umidità. In realtà è veramente una cosa facilissima da fare, ma è un deumidificatore comunque molto molto efficace. Invece, per quanto riguarda la pizza, questa è una preparazione che faccio da anni, che in realtà è venuta fuori da uno studio molto semplice per quanto riguarda proprio le proprietà degli ingredienti. Ho studiato le proprietà dell'aceto, quindi di vino, quello ovviamente da vino, quindi a basso impatto ambientale per quanto riguarda la sua produzione, fatto magari dalla madre, dall'aceto, eccetera, perché c'è sempre una materia prima di qualità, che quindi ha un basso impatto ambientale, e quindi non sia prodotto in laboratorio, come succede purtroppo a molti aceti, e poi del tetrioide. Quindi l'aceto di vino è antimicotico, è peraltro un repellente naturale insetti, quindi lavare spesso con un bicchiere di aceto in 3 litri d'acqua su superfici che non sono, che non hanno problema con la parte acida, perché ad esempio il marmo e il parquet non vanno lavati, marmo, granito e parquet non vanno lavati con sostanze acide, ma con sostanze basiche, e l'aceto quindi può esserci molto utile in casa, in questo caso perché erano antimuffa. Aggiungo poi il tea tree oil, che è un altro antisettico, proprio perché le muffe sono dei funghi, e quindi in qualche modo abbiamo un'azione antimicotica. Come fare questo preparato? Ho già messo all'interno del mio flacone dosatore 500 ml di aceto, in questo caso ho scelto di vino bianco, non di vino rosso perché andrà sulle pareti, ovviamente. Metto poi 50 gocce di tea tree oil. Eccolo qui, più o meno sono 3 pipette, ne ho già fatto il calcolo. Ok, sciacquo leggermente e devo sciacquarlo ogni volta che, per fare funzionare bene, ogni volta che lo uso, e creo il mio preparato. Questo si spruzza direttamente sulle pareti e con un panno in microfibra pulito, possibilmente abbastanza liscio, non particolarmente rugoso, vado a rimuovere la muffa. Quindi facciamo finta che questo è il muro, la mia mano, spruzzo il prodotto o sul pannino, ma va benissimo direttamente sul muro, lascio agire un pochino e poi, se il muro è colorato, tampono piano 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 per evitare di togliere la vernice. Se il muro è bianco, posso, diciamo, agire un po' più, con un po' più di energia. Questo trattamento in genere si fa una volta a settimana, è un trattamento ecologico che quindi non ha problemi con gli antimuffa, che spesso sono fatti con sostanze terribili, inquinanti e che fanno male alla respirazione. Questo aceto di tetrioli, quindi se abbiamo anche un po' di raffreddore, funziona un po' anche come antisettico, quindi va bene, ovviamente aleggiamo. Si fa una volta a settimana per, diciamo, anche 4-5 volte, per evitare che il problema non si crei poi mesi dopo. E è un preparato che costa poco, qualche euro, meno anzi, si mantiene a lungo, minimo 3, 4, 5 mesi. Al massimo, se sentiamo che l'odore del tetriolio è andato via perché è volatile, aggiungiamo il tetriolio, ma l'aceto non ha scadenza, lo sappiamo. Quindi questa preparazione è veramente molto molto semplice, ma
risolve, comunque è pazzesco, cioè nel senso la muffa sembra veramente un problema insormontabile, e uno dice ma cavolo, me lo risolvo con la centrifugale, funziona così. A volte c'è una soluzione molto più facile del problema. Ok, io controllo sempre se Paolo ha dei commenti in qualche modo particolari, urgenti, di qualcosa che magari non è chiaro. Grazie, Paolo, dice bene bene, sa che vado in sicurezza, mi scrive, grazie. Prossima preparazione, eccoci qua, che è la penultima, l'ultima poi è molto semplice, che è, allora, io vi ho scritto proprio nell'evento, no, che è stato diffuso, un detersivo universale, perché vi volevo un po' incuriosire, perché io lo so che questo prodotto lo conoscete, ma magari non lo fate perché viene reputato poco importante, una roba che facevano i nonni, non fondamentale, perché farlo, perché non farlo, insomma, la lisciva di cenere. La lisciva di cenere, usavano, anzi, magari in commenti, se c'è qualcuno che è qualcuna o qualcuno che già lo fa. Anzi, chiedo pure a Paolo che se qua, perché poi ci vuole una dose di coraggio, anche se qualche studente o studentessa della scuola della produzione ha scritto, ha moderato, si è presentata o presentato, se mi va di farlo, Paolo manda pure tu in sovraimpressione direttamente i commenti, senza che ti richiamo io. Quindi, insomma, se qualcuno ha fatto la lisciva di cenere, che è una ricetta in realtà molto antica che facevano le nonne, proprio perché quei nonni, perché si partiva da un elemento di scarto che era la cenere. Cenere innanzitutto non da pellet, non da brace, la brace fatta con la carbonella, diciamo, ma di legno. In genere non va bene il legno di castagno, possibilmente non legna trattata. Quindi se conosciamo un forno, anche una pizzeria che fa un forno a legno, usano legna trattata, prendono pure i camini, questo è il periodo dei camini, quindi è il periodo perfetto. Cos'è la lisciva? La lisciva è un processo che permette una saturazione attraverso una cottura, avremo un metodo a caldo, della cenere dell'acqua. Che vuol dire saturazione? È un processo di lisciazione che rende peraltro quest'acqua molto basica. La basicità in realtà aiuta perché per distaccare lo spotto che è sporco, che sappiamo vive in ambiente acido, serve comunque un elemento basico. Quindi, in qualche modo, è sia una ricetta antica, ma caspiterina, una ricetta intelligentissima, perché viene dallo scarto, è praticamente a costo zero, permette di avere un detergente basico, che quindi non mi dà neanche problemi con granito, parquet, marmo, che stacca lo sporco benissimo, per creare, attraverso un processo molto facile, un detergente universale. Che vuol dire universale? Vuol dire che va bene, lavatrice, lavastoviglie, piatti a mano, quindi abbiamo detto bucato pure a mano, pavimenti, specchi, vetri, maniglie, sanitari, qualsiasi tipo di superficie, cioè quello che vi viene in mente che deve essere lavato, viene lavato con la lisciva. Praticamente a costo zero e praticamente si conserva a vita, quindi ne potete fare pure tanta. Controllo sempre ovviamente i commenti, se va tutto bene, ok. Paolo mi dice nessun commento urgente, allora va bene. Vedo Paolo che manda in onda i commenti, quindi va benissimo, grazie Paolo. E tanto poi leggeremo poi assieme anche dopo. E quindi lisciva, come si fa? Si parte da una base di cenere e 5 di acqua. Molto molto semplice. Una base di cenere, però la cenere deve essere pesata quando è già perfettamente filtrata. Quindi prima levo i tizzoni, poi la passo con un colino molto fine e mi viene fuori, eccola qui, questa sembra un po' argilla verde come densità, questa cenere molto fine, anche molto palpabile, che poi a questo punto peserò. Quindi mi farò una parte di cenere, 5 parti di acqua. Come fare? All'interno di una pentola in acciaio, la produzione non si fa in alluminio, sempre in acciaio, io già ho preparato delle basi, l'ho già messa dentro, ho messo già l'acqua, mi manca solo l'ultimo litro di acqua, ho messo 1 chilo di cenere e mettiamo l'ultimo litro di acqua, 5 litri di acqua. Aggiungo l'acqua, dopodiché prendo un cucchiaio di alluminio, di legno, e giro. Giro,
Giro per circa 30 secondi, quindi in qualche modo sciolgo la mia cenere all'interno di una pentola d'acciaio e poi faccio questo gesto. Apro con come si dice, con un coperchio e metto sul fuoco basso, diciamo. Dovrà bollire senza che io la tocchi, quindi con il coperchio messo su, il coperchio non va tolto perché se si mette il coperchio. Se non si mette il coperchio evapora tutto, quindi una parte di cenere già filtrata, 5 parti di acqua, se un chilo di cenere sarà 5 kg di acqua, che è il litro, è la stessa cosa, nel caso di acqua è la stessa cosa. Quindi accendo il fuoco e lascio per circa 2 o 3 ore. Trascorso il tempo, non la devo toccare, devo aspettare 8-10 ore perché la parte di cenere in eccesso, appunto una saturazione, se io faccio acqua e sale, troppo sale, alla fine mi vado sul fondo, quindi si dice che è una saturazione. La parte della cenere che rimane sul fondo non verrà buttata via, ma non è la parte che ci serve per la lisciva. Più o meno questo è fatto qua, quindi la parte, quindi qui c'è la parte liquida, in questa parte qua c'è la parte liquida e sotto vedete la parte scura, quindi la parte scura e la parte liquida, che comunque è un liquido grigiastro, quindi vedete una differenza di colore. Andiamo, ecco qua. E se ci sono delle impurità, come in questo caso, in genere vanno in superficie, quindi le possiamo togliere, come in questo caso, ancora un pezzettino di fuliggine. Dopodiché, quindi, dalla pentola me la devo filtrare di nuovo, quindi con un colino piccolino vado a filtrare, quindi far scendere piano piano la mia parte liquida, che è appunto la lisciva, la colo e la metto direttamente in bottiglie oppure in una ciotola. Non devo smuovere il fondo. La parte del fondo è una pasta scrostante, quindi non viene gettata via, ma la potrò utilizzare per poter, non so, lavare i piatti a mano, scrostare delle pentole. Anche per pulire delle superfici, diciamo, meccaniche in qualche modo. Quindi comunque non viene gettata via. Quindi avremo due prodotti. Abbiamo detto, prendo della cenere, la pulisco, la setaccio bene, la polvere, la peso, una parte di cenere e 5 parti di acqua. Metto tutto in una pentola in acciaio, non alluminio. Giro con un cucchiaio. Mai in alluminio, sempre a questo punto di legno in acciaio, giro per più o meno un minuto, metto il coperchio sopra, metto sul fuoco, accendo, quindi in questo caso medio-basso, e tengo 2 o 3 ore massimo a bollire, se ne facciamo poca, 2 ore, se ne facciamo tanta, 3, lascio a depositare e far scendere la cenere in eccesso sul fondo, come in questo caso, per circa 8-10 ore, almeno qualche ora, dopodiché con grande attenzione prelevo solo la parte liquida, che è un liquido, diciamo, giallino. Vi faccio vedere il risultato, giallino grigetto, eccola qua. Vedete? È leggermente giallina grigio, non è proprio trasparente. Sul fondo ci può essere, come in questo caso, un po' di deposito, perché magari non l'ho filtrato perfettamente, ma non è un problema, rimarrà comunque sul fondo. E ho creato la mia lisciva. La parte dura è una pasta scrostante. Questa pasta scrostante, anche questa la teniamo in un baratto e la usiamo. È basica, come vi dicevo, per cui usate sempre anche i guanti. Diciamo, non è un problema se una volta si usa senza guanti, ma in realtà usiamo sempre guanti per proteggere comunque le mani con qualsiasi detergente che noi utilizziamo, proprio regola generale. Come si usa? Fantastica, ne serve veramente dentro un flacone, la possiamo diluire con l'acqua, poi in dispensa trovate tutti i dosaggi precisi, quindi può essere utile come in un flacone dosatore per pulire vetri e superfici. Vi do magari il dosaggio invece per quanto riguarda il bucato e la lavastoviglie, che può essere più comodo. Allora, per i piatti ne mettiamo una tazzina da caffè, quindi la regola della tazzina da caffè in millimetri, quindi nell'acqua del lavaggio per la lavastoviglie, quindi dove va quello per la lavastoviglie. Per quanto riguarda il bucato, più o meno 80 millilitri nel cestello. Per quanto riguarda i pavimenti, una tazzina da caffè, 3 litri d'acqua per vetri, specchi e superfici lavabili. In un flacone con spruzzino 400 ml di lisciva e 100 ml di acqua. In questo caso
per le superfici ne mettiamo di più perché ne serve veramente poco, dato che usiamo un flacone dosatore. E abbiamo detto che si conserva per tantissimo tempo, anni, quindi conviene fare molte bottiglie di vetro sempre, meglio se vetro scuro come quelle del vino, ce la mettiamo lì, la facciamo una volta ogni tanto, risolviamo i problemi di bucato, lavastoviglie, piatti a mano, bucato a mano, pavimenti, vetri, specchi, superfici, sanitari. Meglio di così a costo zero. Per quello abbiamo scritto appunto detergente universale, va bene su tutto, anche su marmo, granito, parquet, quindi materiali che non amano le sostanze acide. Ultima autoproduzione di questa sera, quindi dei 7 consigli, no, sette, come si dice, 7 autoproduzioni che non possiamo farci mancare per l'inverno, non possiamo non parlare di raffreddore. Sperando che questa sera non mi venga raffreddore, dato che ho così in qualche modo coraggiosamente optato per una maglia a maniche corte, ma penso tra finita la diretta rientro nel mio pile e nelle mie maglie a collo alto sicuramente. Allora, nel caso invece di raffreddore, c'è un trucchettino molto molto comodo, poco conosciuto perché se no non si venderebbero, diciamo, tanti prodotti spray nasali che servono a ridurre il raffreddore, che in realtà c'è un vecchio rimedio delle nonne, che è quello dei fomenti, fatto però in modo particolare. Come si fa? Si mette del sale grosso all'interno, quindi recuperiamo il sale grosso che avevamo qua, lo metto all'interno di un pentolino, metto all'interno delle erbe aromatiche, come ad esempio salvia, alloro, menta, rosmarino, maggiorana, quello che possiamo avere a disposizione, metto dell'acqua, porta di ebollizione, sciolgo il sale, dopodiché prendo un... Vedi che mi sto raffreddando, mannaggia, dici raffreddore e ti autoconvinci che avrai raffreddore, invece no, devo dire non avrò il raffreddore, così è meglio. Dopodiché con l'acqua bollente, che lo faccio adesso perché se no veramente... cuffiette eccetera sarà un problema, ci mettiamo sotto un asciugamano, un canovaccio così e respiriamo a pieni polmoni, quindi proprio in questo modo. Allora, le erbe aromatiche agiranno con un effetto diciamo balsamico, se avete anche qualche goccia essenziale di olio essenziale di qualche goccia di olio essenziale di eucalipto o menta ne possiamo mettere all'interno. Invece il sale agisce proprio sui vasi del naso, in qualche modo li stringe e ci evita quel bruttissimo sgocciolamento del raffreddore. Certo, è proprio brutto venire la lezione con il raffreddore, però vabbè, può essere utile, spero. Come funziona? Cioè, allora, esperienza personale, come vi dicevo, faccio questa rubrica televisiva, ho la fortuna di poter fare quest'anno andiamo in onda tutti i sabati alle 10, anzi se volete questo sabato siamo su Rai 1 a una mattina in famiglia, parleremo di alberi di Natale naturali, quindi senza sostanze tossiche, decorazioni natalizie con elementi di riciclo a costo zero, quindi se vi va 10-10 più o meno siamo in onda. Detto ciò mi è capitata appunto una puntata che ero raffreddatissima, raffreddatissima, cioè quel raffreddore che non riesce a non stare con il fazzoletto in mano. Vi è mai capitato, anzi magari lo scrivete nei commenti, di girare per casa con il rotolo di carta igienica, proprio l'abbruttimento più totale, o ancora meglio il fazzolettino di stoffa, devo dire. E cosa ho fatto? Non, avevo fatto i fomenti a casa e già stavo bene, ma lì per lì non sapevo come fare. Quindi cosa ho fatto? Sono andata al bar, mi sono fatta scaldare dell'acqua per fare il tè, non ho preso il tè ma mi sono fatta dare del sale, ho messo del sale dentro il contenitore, diciamo quello, come si chiama, il bricco per il tè, mi sono un po' nascosta, ho fatto tipo così e ho cominciato a respirare l'acqua col sale. L'ho fatto pochi minuti prima di andare in onda, sono andata in onda ed ero perfetta. Perché? Perché appunto il sale ci asciuga immediatamente per ore poi questo fastidio del raffreddore, di starnutire, di il naso gocciolante e così via, che brutto, no, questo è. E, piccolo trucchetto da fare fuori, quello del bricchetto per il tè, con in realtà il sale dentro, in casa potete fare tranquillamente il fomento, acqua, sale grosso o sale fino, erbe aromatiche, volendo anche un po' di olio essenziale di menta e di eucalipto, un canovaccio, un asciugamano,
Respiriamo per qualche minuto acqua non troppo bollente perché sennò ci dà fastidio al viso, peraltro purifichiamo pure il viso, ci mettiamo sotto e facciamo i nostri fumetti. Quindi facilissimo, questo è un rimedio per il raffreddore veramente a costo zero. Come vi dicevo, trovate tutto quello che ci siamo detti nella dispensa che verrà inviata appunto domani mattina da Ecosapere, che è fare l'informazione dove c'è la mia scuola e adesso ci vediamo un po' di domande con Paolo, mi avvicino così magari mi mando un po' in sovraimpressione le domande e intanto vi ricordo che chi ha piacere appunto a iniziare questo percorso della scuola dell'autoproduzione c'è per il periodo natalizio, abbiamo riaperto le iscrizioni, quindi questo buono da 40 euro, da 2,87 a 2,47, ma l'aggiunta, la sorpresa in più è un'ora di lezione privata, non so se sia una grande cosa con me, però insomma, con me sarebbe con me un'ora per parlare appunto di dubbi, percorso, dare una mano, anche inquadrare progetti futuri, proprio perché mi piace molto che questa scuola sia un percorso per sé, per la propria famiglia, quindi basta una persona che si iscrive tra amici e familiari, non ho. Diciamo che l'accumulazione non è una delle mie priorità, mi interessa molto ovviamente potermi mantenere ma anche poter divulgare. Quindi se la volete prendere in ufficio tutti insieme oppure in famiglia con i cugini, fate una sola iscrizione e ve la fate tutti assieme. E quindi questo insomma anche con l'idea magari proprio di aumentare le persone che in Italia si occupano di autoproduzione, sia a livello di divulgazione, di attivismo, di volontariato, ma anche a livello lavorativo. Qualche proposta è già arrivata, l'abbiamo rigirata a degli studenti, l'idea è man mano che gli studenti crescono in consapevolezza di poter fare qualcosa in più. Qualcuno è andato anche a fare qualche programma, qualche ospitata televisiva che raccontava un po' questo percorso di autoproduzione. Quindi detto ciò, direi che adesso ci possiamo vedere le domande. Intanto grazie, io mi avvicino a chi è stato questa sera. Adesso ci vediamo le domande, i dubbi possibili. Ecco, adesso l'anteprima dei miei capelli messi malissimo perché li ho continuati a toccare. Chiederei a Paolo se ci sono delle domande. Allora, la lessiva sulla lavastoviglie al posto del sapone o del brillantante? No, al posto del sapone è basica, quindi ha l'effetto lavante. Il brillantante poi è una soluzione di acido citrico, 200 grammi di acido citrico in 800 grammi di acqua demineralizzata. Quindi lessiva di cenere la mettiamo nella vaschetta del brillantante, nella vaschetta scusate, nella vaschetta del detersivo, non in quella del brillantante, ovviamente, perché è lavante, non è brillantante, ma è lavante. Stessa cosa, la lavatrice va nella vaschetta del detersivo, ancora meglio direttamente nel cestello, come ammorbidente usiamo sempre questa solita soluzione di 200 grammi di acido citrico con 800 grammi di acqua e se ne usa sempre una tazzina da caffè. Non so se ci sono altre domande. La lessiva di cenere ha un odore, si possono aggiungere agli essenziali? Allora, non ha un grande odore, io non aggiungo mai agli essenziali nel momento del lavaggio, ma faccio direttamente un profumo da bucato per quando i panni sono già usciti dalla lavatrice, per evitare di fare sprechi, perché gli oli essenziali in lavatrice comunque uno spreco. Quindi se io spruzzo un profumo da bucato quando i panni sono semiasciutti, di certo risparmio materia prima. Come farlo? Basta una base alcolica, alcol, o anche una grappa, una vodka trasparente, non quella al melone che abbiamo negli anni 90, una normale, ci sciogliamo dentro un pochino di gocce di olio essenziale, quindi che ne so, 100 ml di alcol alimentare, ci mettiamo una ventina di gocce di olio essenziale di lavanda, per dire, oppure agrumata, io adoro gli agrumi. Non so voi, ma io sono innamorata dell'arancio. E non so se ci sono altre domande. Buonasera, è preparato antimuffa? È risolutivo anche per muffe di vecchissima data? Sì, Chiara. Ciao Chiara, sì, io l'ho usato anche su muffe in case non mie, quindi case di amici che erano lì veramente da 5, 6, 10 anni perché erano proprio negli stanzini, nelle mansarde e devo dire eccezionale, cioè è aceto e tea tree oil, ma lo so che sembra strano che le cose naturali possano funzionare di più di quelle commerciali, ma nella maggior parte dei casi è così, basta un po' conoscere le proprietà dei
ingredienti e anche divertirsi a sperimentare. Non so se ci sono altre domande. Il sale dopo si può riutilizzare? Sì, questo l'avevamo anche detto, quindi l'alimentazione, perché ovviamente se lo teniamo pulito, quindi se non sta lì da troppo tempo, ecco, se no ad esempio si può usare per i frumenti, in questo caso. Differenza c'è tra il sapore di Marsiglia per il corpo e quello per il bucato? Quali ingredienti cambiano? Ciao Sandy, sì, ottima domanda, quello cambia la quantità di soda caustica, che quello è l'ingrediente basico che attiva in qualche modo e permette il processo di saponificazione che si attiva in acqua e in olio, che si attiva in acqua e appunto si lega all'olio, quindi una quantità maggiore di soda caustica rende il sapone più duro, più lavante, ma meno delicato. Quindi in genere il sapone di Marsiglia ha più soda caustica, se è per bucato, se è per il corpo è delicato, ha meno soda caustica. Ottime domande tutte. Il sapone di Marsiglia va bene per tutti i tipi di capelli? Sì, assolutamente, assolutamente. Poi il tema di capelli è ampissimo, quindi magari su capelli molto crespi o ricci conviene fare un impacco pre-shampoo, che può essere anche solo un olio di germe di grano per ammorbidire i capelli e poi dopo si lavano. Prossima domanda, facciamo proprio le ultime due domande e poi chiudiamo l'evento. Se ci sono, se invece è tutto chiaro, ancora meglio, in qualche modo facciamo i saluti. Allora, eccoci. È possibile recuperare cenere dai panifici con forno a legno? Sì, chiedendo, ciao Manuela, chiedendo se appunto è da non trattata, da cenere non da legna non trattata. Ultima domanda, vediamo cosa Paolo sceglie, oppure un commento, così Paolo può decidere cosa mandare in onda. Tanto vedo che devo sistemare la cucina poi dopo. Ok, credo non ci siano altre domande particolari, anche perché avete tutto l'approfondimento nelle dispense, direi che possiamo arrivare ai nostri saluti. Volevo fare meno di un'ora e mezza per non tenervi alzati troppo, quindi devo dire grazie a tutte e tutti, quindi grazie, grazie, grazie per essere stati qui questa sera, grazie anche a chi vedrà il video in differita, quindi nei prossimi giorni, già avevo scritto alcune persone che non riuscivano questa sera. E grazie a chi vorrà condividere il video o inviarlo ad amici. La dispensa, peraltro, non sono assolutamente possessiva, anzi, se volete inviare la dispensa ad amici, inviatela tranquillamente. Metteremo anche nelle mail il link video, quindi se volete diffonderla, se volete fare le vostre produzioni, i vostri laboratori, anche usare questa dispensa, va benissimo, non mi interessa proprio la questione possessiva, anzi, l'esatto contrario. E quindi divulgate assolutamente, anzi se avete consigli di migliorie, grazie, le mail info@cosapere.it. Direi che ci siamo. Ah sì, grazie Paolo, se volete abbiamo in realtà circa 3 settimane fa abbiamo aperto questo canale Telegram di Autoproduciamo, che è t.me.telegram. Slash autoproduciamo barretta. Comunque, se mettete su Telegram autoproduciamo, che è diciamo collegata al mio blog, che è appunto autoproduciamo.it, ogni giorno cerchiamo di mandare dei consigli di pratiche ecologiche che arrivano appunto comodamente sul cellulare in orari fattibili. Cioè, sto molto attenta a non inviarli troppo presto al mattino, perché comprendo che si alza tardi come me, che magari sto più sveglia la sera. Anche a lavorare a volte, o la sera in orari, cioè cerchiamo di essere poco invadenti, ma di usarlo un po' come opportunità più che fastidio, insomma, con l'idea che con semplicità, senza seguire troppi mille social, può essere comodo invece avere delle pratiche ecologiche sul cellulare e non andare su Facebook, su altre mille cose, un po' staccarci anche dai social, quel tipo di social lì. Telegram pure lo è, però in qualche modo è un po' meno invasivo rispetto a tante altre cose. Bene, allora direi che ci siamo. Grazie, 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 grazie veramente di cuore a
a tutte, ringrazio anche Paolo che ha curato la regia per questa sera. E se avete, insomma, altri dubbi potete scrivere nei commenti sotto appunto YouTube o Facebook o per email infogliacciocosapere.it e direi che ci salutiamo. Ringrazio anche le studentesse e gli studenti che sono stati presenti questa sera della Scuola dell'Autoproduzione, li ringrazio anche per l'affetto sempre e il supporto che danno a questa scuola e grazie, a prestissimo, ciao!